Allora, buongiorno a tutti e benvenuti nella Sala della Libertà del Comune di Severi Mannelli. Sala della Libertà dove si esprime la massima assise cittadina, che è il nostro Consiglio Comunale, dove i rappresentanti della nostra comunità dovrebbero, si adoperano per il bene della nostra comunità, per il bene sociale dei nostri concittadini. Saluto il pubblico presente, le autorità civili, il signor sindaco, i consiglieri, gli assessori comunali e i nostri illustri ospiti che abbiamo stamattina, che vado succintamente a presentare, poi il signor sindaco nella sua relazione illustrerà meglio le loro attività. E allora, i nostri ospiti sono il dottor François Nicoletti, presidente di Heritage Calabria, l'architetto Teresa Gualtieri, presidente del club per l'UNESCO di Catanzaro, e l'artista, il maestro Mastro Ciccio Talarico, che vedo nel pubblico, se magari si vuole pure accomodare vicino. Allora, il dottor François Nicoletti, presidente di Heritage Calabria, come dicevo, associazione degli emigrati calabresi nel mondo, ha dedicato tanto della sua vita ai nostri emigrati calabresi sparsi per il mondo, portando avanti le iniziative meritorie che hanno consentito ai nostri emigrati di ritrovare tra l'altro le proprie origini e il proprio essere. Ma vi invito ad andare a visitare il sito di Heritage Calabria, perché è straordinario. E tra le tante iniziative, una ha coinvolto anche la nostra città, facendoci dono di una bellissima opera, una scultura in ferro battuto che riproduce un albero di ulivo a grandezza naturale, che intende simboleggiare la pace, la fratellanza e l'amore tra i popoli del mondo. E più tardi poi andremo a scoprire una targa a ricordo della donazione alla base del monumento. Poi abbiamo l'architetto Teresa Gualtieri, come dicevo, presidente del club di Catanzaro dell'UNESCO. L'UNESCO, come sappiamo, come dovremmo sapere, è una delle istituzioni specializzate dell'ONU per quanto riguarda l'educazione, la scienza e la cultura. Sentiamo parlare spesso di UNESCO quando si occupa di valorizzare documenti o tradizioni popolari che diventano patrimonio di tutta l'umanità. Ed è anche con tali iniziative che si affermano i valori fondanti che tendono al progresso economico, alla giustizia sociale, ma soprattutto alla pace tra i popoli. E poi l'altro ospite, Mastro Ciccio Talarico, Francesco Talarico, artista di Pietra Paola, che ha realizzato la suggestiva opera. Un albero di ulivo a grandezza naturale, tutto in ferro battuto, ma lasciatemi dire, veramente maestoso, che incute rispetto, Mastro Ciccio. E il rispetto che dobbiamo, a una parola che spesso viene citata, ma che tanti di noi dimenticano, a cui nessuno crede più. E grazie forse all'opera del maestro e alla donazione di François Nicoletti dobbiamo ricordarci di crederci e di rispettarlo, una parola magica che ho già citato prima, che è la pace. E non mi dilungo oltre, sono stato molto succinto su questo, poi passerò la parola al sindaco per gli interventi. Volevo con l'occasione dare un omaggio floreale all'architetto Gualtieri come grazie. Un omaggio della città. E prima di passare la parola al sindaco, volevo leggere un messaggio, perché doveva essere con noi il professore Mario Caligiuri, che purtroppo si scusa, ma per motivi accademici si è già scusato personalmente con i nostri ospiti, non è presente. Però ho fatto un messaggio, mi ha pregato di leggerlo, quindi sarò il lettore del suo messaggio. Carissimo e generoso François, ti prego davvero di scusarmi, ma stamattina, sebbene il caro sindaco Leonardo mi avesse affettuosamente e piacevolmente precettato, non mi è stato possibile essere insieme a te, Teresa, e agli amici del Consiglio Comunale. Avverto però il bisogno di ringraziarti per l'alto onore che, a conferma della nostra amicizia antica, hai inteso dare alla città di Severi Mannelli installando proprio da noi l'ulivo della pace. Dalla nostra comunità, che si trova nel baricentro geografico della regione, si diffonde adesso un messaggio fondamentale verso il resto della Calabria e del Mediterraneo. Oggi dobbiamo capire quali valori conservare,
La pace è certamente uno di questi. Ma la pace non è tanto assenza di guerra quanto pratiche di giustizia in un mondo sempre più diseguale e in una società dove le differenze si accentuano sempre di più, mi sembra un elemento fondamentale. Da anni seguo con affetto e ammirazione quanto vai facendo con impegno e umiltà. Recuperare le radici, heritage appunto, è decisivo per capire chi siamo e dove possiamo andare. Soveria Mannelli negli ultimi decenni si è saputa ritagliare uno spazio di alterità rispetto a quanto ci circonda. Non certo frutto del caso, ma delle persone che vivono in questa comunità, costruendo lavoro e futuro. Penso tra gli altri a Florindo Rubettino, che non a caso siede in questa assisa, che grazie soprattutto a lui è tra le aziende più qualificate della nazione. Di questi esempi abbiamo bisogno, del tuo esempio abbiamo bisogno per trovare ragioni di speranza in un mondo fuori controllo, dove l'unica certezza è l'incertezza. Da Soveria stamattina si racconta un'altra storia, che dimostra che un altro sviluppo è possibile e che sono sempre le persone che fanno la differenza. Ti sarò vicino, ti saremo vicini, per rafforzare e continuare la tua esperienza di heritage, che va sempre di più valorizzata perché rappresenta la Calabria che vogliamo. Ricordo ancora la sera del 18 agosto 2010, quando organizzassi nell'abbazia di Gioacchino da Fiore, nella tua San Giovanni, una splendida cerimonia per il cardinale Tarcisio Bertone, allora segretario di Stato di Sua Santità Benedetto XVI. Ti portai il saluto a nome della Regione Calabria. Nell'aria si respirava un'atmosfera insieme carica di futuro e fuori dal tempo, la stessa che stamattina hai portato a Soveria. Grazie François, viaggiatore incantato, amico prezioso, tessitore d'incanti, per aver acceso una luce che da Soveria Mannelli guarda dritto verso l'avvenire. Un abbraccio grande come il mare. Tuo Mario. Bene, e adesso passiamo la parola al signor Sindaco. Prego. Grazie Presidente. Benvenuti a tutti. Oggi è un giorno particolare per Soveria. È un giorno che vede inaugurare nel nostro comune l'albero della pace, che non rappresenta per noi un mobile, un soprammobile o un arredo cittadino, ma un impegno verso il senso profondo che questa donazione contiene in sé. Carissimo François, ormai sei amico della nostra comunità, sei il fondatore di Heritage Calabria, sei il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Heritage degli Emigrati. Sappiamo tutti che ci tiene a dire che Heritage è nato dall'amore per la propria terra, dal desiderio di diffondere nel mondo la cultura, i sentimenti, la bellezza della nostra terra. E io volentieri riporto le tue parole. Illustre dottoressa Teresa Gualtieri, siamo onorati di averla qui a Soveria oggi. Presidente del Club per l'UNESCO di Catanzaro e attualmente anche vicepresidente nazionale dei Centri Club per l'UNESCO. Mastro Ciccio Talarico, che ha sapientemente realizzato l'opera oggetto della donazione con i suoi collaboratori. Presidente del Consiglio, amico Angelo Sirianni. Assessori comunali, dottoressa Antonella Pagliuso. Consiglieri e amici tutti. Grazie per essere con noi e per aver dedicato questa mattinata allo sviluppo del tema della pace, caro all'UNESCO e a tutti quanti noi. La targa che ha scritto François recita così: a Soveria Mannelli, paese simbolo della Calabria, l'ulivo della pace, perché continui l'indomabile e coraggiosa sfida nel diffondere dalla nostra regione, confine naturale del Mediterraneo con l'Europa, la fratellanza, l'unione, la giustizia e la pace nel mondo. Come vuole l'UNESCO, come è sempre stato attraverso i secoli, il simbolo dello spirito dei padri della nostra terra e dei nostri santi.
è molto bella questa scritta, io voglio dire pubblicamente che l'ho apprezzata tantissimo, sono contento di quello che ha scritto Mario e dei sentimenti che ha trasmesso a François Mario questa mattina, e lo ringrazio a nome di tutti quanti voi. Insieme all'albero dell'ulivo stamattina riceviamo non soltanto un abbellimento, come ho detto, per la città, un arredo, ma assumiamo l'impegno serio di interpretare il senso vero, che è quello di diventare i costruttori di pace. Una responsabilità molto grande, ma che abbiamo il dovere di affrontare per costruire un mondo migliore per le generazioni future, che hanno bisogno di lavoro, che hanno bisogno di opere, ma che hanno soprattutto bisogno di convivenza pacifica. L'UNESCO è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite creata con lo scopo di promuovere la pace, soprattutto la pace e la comprensione fra le nazioni attraverso l'istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione, l'informazione, per promuovere il rispetto universale per la giustizia, per lo Stato di diritto e per i diritti umani e le libertà, quali sono definite e affermate dalla Carta dei diritti fondamentali delle Nazioni Unite. Questo impegno è alla base delle Nazioni Unite, create dopo la grande e terribile Seconda Guerra Mondiale, per creare e mantenere la pace attraverso accordi economici, sociali o politici. Ma oggi non è abbastanza, come diceva Mario nel suo intervento. Le basi della pace devono ancora essere poste con l'aiuto delle agenzie specializzate che costituiscono il sistema delle Nazioni Unite, come l'UNESCO. Per oltre 60 anni l'UNESCO ha assunto questa missione in conformità con la sua Costituzione, che afferma che, questo è il preambolo della Carta Costitutiva dell'UNESCO, e il preambolo dice: poiché le guerre iniziano nella mente degli uomini, è nella mente degli uomini che devono essere costruite le difese della pace. A questo proposito la stessa Costituzione sottolinea che una pace basata esclusivamente sulle disposizioni politiche ed economiche dei governi non sarebbe una pace che potrebbe assicurare il sostegno unanime, duraturo e sincero dei popoli del mondo. E che la pace deve quindi essere fondata, per non fallire, sulla solidarietà intellettuale e morale dell'umanità. Una delle missioni dell'UNESCO, come sapete, è quella di mantenere una lista di patrimoni dell'umanità. Questi sono siti importanti culturalmente o dal punto di vista naturalistico, la cui conservazione e sicurezza è ritenuta importante per la comunità mondiale. Ma la cosa più importante, il senso vero dell'esistenza dell'UNESCO, è l'educazione, che dovrebbe comprendere valori come la pace, la non discriminazione, l'uguaglianza, la giustizia, la non violenza, la tolleranza e il rispetto della dignità umana. Un'istruzione quindi di qualità basata su un approccio sui diritti umani nell'intero sistema educativo e in tutti gli ambienti di apprendimento. Un po' di storia di questi sentimenti di pace nel mondo. Sul finire dell'Ottocento in India sorgono i primi movimenti per ottenere l'indipendenza dall'Inghilterra, a capo dei quali si pone il Mahatma Gandhi, soprannome datogli dal poeta indiano Tagore. Gandhi, fortemente influenzato dall'induismo e dalla pratica del jainismo, i quali diffondono da sempre il concetto di non violenza, guida le diverse anime dell'India nella rivolta agli inglesi con due sole armi: la non collaborazione e la disobbedienza civile, rifuggendo l'uso della violenza. Gandhi ha dimostrato che la forza di un singolo individuo può diventare la forza di un popolo intero, perché la pace è legata alla crescita della coscienza umana e perciò può nascere solo dall'impegno unitario di tutti gli uomini. Quindi ha senso parlare oggi ancora di pace, oggi più che mai, oggi dove i nuovi bisogni stanno rendendo l'uomo insensibile ai richiami interiori e ai dettami della moralità comune insita nello spirito di ognuno di noi. Nelle culture dell'antichità,
nell'antica Grecia, nel mondo romano, nel Medioevo, prevaleva l'accettazione del concetto di guerra come strumento per mantenere la pace. Quindi anche se la pace era un sentimento cercato e anelato, però c'era sempre la guerra come strumento per raggiungere la pace. Più di recente, con Bertrand Russell, con Mahatma Gandhi, con Martin Luther King e molti altri, si è affermato il concetto di non violenza e di tolleranza nella rivolta contro gli oppressori. Il diritto alla pace, la dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 12 novembre del 1984 durante la 57esima seduta plenaria sottolinea che per garantire l'esercizio del diritto dei popoli alla pace è indispensabile che la politica degli Stati tenda alla eliminazione delle minacce di guerra, soprattutto di quella nucleare, all'abbandono del ricorso alla forza nelle relazioni internazionali e alla composizione pacifica delle controversie internazionali sulla base dello Statuto delle Nazioni Unite. Ma questa appare oggi una visione assolutamente riduttiva del problema. Dall'insegnamento di Gandhi attraverso le parole di Martin Luther King si è fatta strada l'idea di una pace positiva, considerata non semplicemente come assenza di guerra, bensì come presenza di condizioni di giustizia reciproca tra i popoli, che permettano a ciascun popolo il proprio libero sviluppo in condizioni di autogoverno. In queste condizioni la pace è molto più che il risultato di trattati tra governi o di accordi fra persone potenti, come molti credono. La pace risulta dal modo in cui un popolo si relaziona con un altro popolo, nel rispetto dei reciproci diritti e doveri riconosciuti dalla comunità internazionale. Non è quindi la forma di governo che garantisce la pace, né tantomeno un insieme di trattati o di accordi internazionali. Essa è garantita solo ed esclusivamente dal comportamento e dalle scelte degli individui, che insieme costituiscono il comportamento e le scelte di un popolo. Da qui nasce la cultura, nasce la necessità di una cultura della pace, intesa come conoscenza diffusa e consapevole dei fattori tutti che contribuiscono a creare condizioni di giustizia reciproca tra i popoli. Il concetto di cultura della pace fu formulato al Congresso internazionale sulla pace in Costa d'Avorio nel 1989. Il Congresso raccomandò all'UNESCO di lavorare per costruire una nuova visione della pace basata sui valori universali di rispetto per la vita, la libertà, la giustizia, la solidarietà, la tolleranza, i diritti umani e l'uguaglianza tra uomo e donna. Negli anni seguenti si tennero forum e convegni internazionali per sollecitare le organizzazioni non governative, tutte le altre associazioni, giovani e adulti, media nazionali e locali e leader religiosi attivi per la pace, la non violenza e la tolleranza a diffondere in tutto il mondo una cultura di pace. Il 13 settembre del 1999 l'Assemblea Generale dell'ONU approvò la risoluzione 53/243, adottando con essa la dichiarazione per una cultura della pace. Educare se stessi alla cultura della pace, informandosi e prendendo consapevolezza dei problemi e delle scelte da fare per risolverli, è il problema di tutti coloro che nelle varie forme culturali e associative esprimono una volontà di contribuire alla costruzione della pace nel mondo. La pace esiste, quindi, quando tutti sono liberi di sviluppare se stessi nel modo che desiderano, senza dover lottare per i propri diritti. Il 30 gennaio di ogni anno, per l'anniversario della morte di Mahatma Gandhi, viene praticata la giornata scolastica della non violenza e della pace, fondata in Spagna nel 1974 dal poeta e pacifista mallorchino Lorenz Vidal Vidal. E quindi io, nel salutare tutti, oso prendere l'impegno a portare avanti un atto di indirizzo per chiedere ai rispettivi dirigenti scolastici se è possibile di introdurre la giornata della non violenza
nelle scuole del nostro territorio, facendo eseguire ai ragazzi dei componimenti che parlano della pace e parlando ai ragazzi della pace. Caro François, io ho finito questo mio dire e prima di lasciare il microfono ti vorrei fare questo omaggio. È un piccolo libro, è un libricino che si legge benissimo, è chiaramente edito da Rubettino, il suo autore Charles Didier, che è uno svizzero, che una volta arrivato in Calabria, innamorandosi degli stupendi paesaggi, ha voluto lasciare memoria di quello che ha visto. E la casa di Giulio Rubettino e il sindaco di Soveria lo regalano all'amico François. Prima di dare la parola a François, io prego all'amico Florindo di accennare un saluto alla platea. Il ringraziamento nostro di tutta la comunità a François Nicoletti per questo dono straordinario che ci ha fatto e al maestro Talarico naturalmente. Lo diceva il sindaco, l'ha detto anche Mario nel suo messaggio, a noi da Soveria piace raccontare altre storie, storie diverse, c'è un filo comune che tiene insieme tutti i nostri ospiti, tutte le persone che arrivano in questa sala comunale, tutte le persone che arrivano in questa comunità, sono tutte persone accomunate dal provare a raccontare un'altra storia, la storia, le storie belle, le storie positive, non necessariamente le storie a lieto fine, ma sicuramente storie di impegno, di passione, di professionalità e di impegno per questa terra e non solo per questa terra. Storie esemplari, direi in una parola. E naturalmente quello che stiamo facendo stamattina è continuare questa lunga tradizione, provare a raccontare un'altra storia e questa volta lo stiamo facendo con un uomo straordinario della nostra terra, François Nicoletti. François Nicoletti è una persona che è partita dalla Calabria come tanti, da emigrato, da un centro interno della Calabria, ed è una persona che approdata in Svizzera si è saputo fare apprezzare fino a diventare uno dei protagonisti della vita economica svizzera. La Svizzera, che voi tutti sapete, è un po' all'avanguardia nel campo economico finanziario, ha visto appunto la parabola straordinaria di François Nicoletti da uomo dell'economia. Però François Nicoletti non si è fermato a questo. François, una volta raggiunto questo successo, ha voluto restituire in qualche modo alla sua terra d'origine, quello che gli aveva dato come valori, come radici, come formazione di uomo, ed è tornato in Calabria impegnandosi appunto con la Fondazione Heritage Calabria per dare una mano in maniera concreta, con progetti concreti, con progetti importanti, mettendo insieme i tanti emigrati che dalla Calabria hanno in qualche modo riempito le varie lande d'Europa e del mondo. E di questo appunto lo ringraziamo, perché è una di quelle belle storie di impegno, di coraggio, di passione e soprattutto di riconoscenza verso questa terra. E quello che lui oggi fa qui è la continuazione di questo suo impegno. Lui ci sta facendo questo dono straordinario, un dono che noi custodiremo naturalmente, che custodiremo non solo in maniera fisica, perché appunto siamo di fronte a una bellissima opera d'arte, ma ne conserveremo e ne custodiremo soprattutto il messaggio che lui ha voluto per questa opera, che appunto è stato ampiamente detto, parla di pace in un momento in cui la pace è sempre molto in bilico. E François, in tutto questo suo impegno, non ha mai dimenticato soprattutto questo nostro territorio. Quando parlo di questo nostro territorio mi riferisco alla Sila, a questa parte del centrale della dorsale appenninico, che in qualche modo costituisce i nostri luoghi e la nostra vera, secondo me, ricchezza. E su questo si innesta anche il ringraziamento all'architetto Gualtieri, che come è stato detto rappresenta qui l'UNESCO e lo rappresenta anche ad altissimi livelli nel campo nazionale. L'UNESCO è stato detto, non lo ripeto, però l'UNESCO in questi ultimi anni sta intrecciando molto il suo cammino con la Sila. Sapete tutti che è stata rinunciata la candidatura della Sila a patrimonio dell'UNESCO, quindi se questa cosa andrà in porto, i nostri luoghi, il nostro territorio
territorio di François avrà questo importantissimo riconoscimento. Però prima ancora di questo, negli anni scorsi la SILA è entrata anche nella riserva MAB UNESCO, il programma internazionale globale MEN in Biosphere, che tiene insieme alcuni territori, alcuni ambienti ricchissimi di patrimonio ambientale e naturale, e la SILA è entrata in questo programma mondiale, e noi come Comune di Soveria Mannelli stiamo seguendo l'adesione di Soveria, del Comune di Soveria, al gruppo dei comuni che fa parte di questo importante progetto. Quindi credo che la mattinata di stamattina, oltre a essere un doveroso ringraziamento a François Nicoletti, al maestro Talarico per questo importante dono, possa essere anche un'occasione per ragionare, come spesso anche facciamo, di futuro, e quindi provare a capire insieme all'UNESCO, insieme all'architetto Gualtieri, quale può essere il ruolo di queste comunità, di questi luoghi, nel più ampio scenario globale, che è sempre più attento ai temi dell'ambiente, della sostenibilità, della cultura e dell'immateriale. Grazie. Grazie, l'onore è mio ed è un piacere veramente profondo, innanzitutto personale, perché da quando ho conosciuto François mi sono arricchita, come tutti gli incontri, e credo che questo sia veramente importante. Io ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco Frolindo Rubettino, che hanno relazionato in maniera profonda, colta e veramente consapevole di quelli che sono i valori e gli obiettivi che io, nel ruolo che mi onoro di svolgere nel campo nazionale di questa bella federazione di club e centri per l'UNESCO, porto avanti. Sono valori e obiettivi che tutti condividiamo, sono stati enunciati, ripeto, con molta chiarezza, quindi a me forse, diciamo, tocca il ruolo di approfondire per ciascuno di noi il contributo di ciascuno di noi per il raggiungimento di questi valori e di questi obiettivi. La pace dobbiamo costruirla, è stato detto. Tra l'altro siamo in questa sala della libertà, diceva, vero? La sala della libertà, quindi del rispetto dei diritti, perché la pace, la libertà, i diritti umani sono tutti collegati e sono valori fondamentali che anche quando si raggiungono non sono per sempre. Sono valori che vanno custoditi ogni giorno, perché è difficile raggiungere, il rischio di perderli è forte, è fortissimo. Quindi ogni giorno dobbiamo dare la nostra opera. Costruire la pace vuol dire costruire lavoro, l'ha detto il sindaco, è una parola chiave. Vuol dire costruire condizioni di consapevolezza di quello che vuol dire lo stare insieme in pace oggi in un mondo globale. François ha posto l'accento sulle nostre identità, le identità nostre e di tutti gli altri. La chiave è questa: riuscire a valorizzare le identità di ciascuno di noi, di ciascuno nel mondo, di tutte le diversità, perché le diversità, identità di ognuno, diventino loro costruttori di pace. Questo che dobbiamo comprendere a fondo. È stato citato quello che è diciamo il campo dell'UNESCO più conosciuto, la famosa lista del patrimonio dell'umanità. Anch'io mi auguro che la nostra SILA possa esserne compresa. Ma perché ha valore questo patrimonio dell'umanità? Perché viene conosciuto in tutto il mondo, perché ci sono risvolti di grande vantaggio per il progresso dei territori, del turismo, dell'economia, e sicuramente. Ma la cosa fondamentale da comprendere appieno è che quando un luogo, un sito diventa patrimonio dell'umanità, vuol dire che diventa, io dico, proprietà di tutti, di ciascun uomo sulla terra, e quindi in quel momento il patrimonio è un elemento fortissimo di costruzione di pace. Tutti i patrimoni che sono sparsi nel mondo sono anche noi, di ciascuno di tutti voi. È questo che bisogna comprendere appieno. E come Federazione e Club UNESCO abbiamo realizzato un anno e mezzo fa, un paio d'anni fa,
due volumi molto interessanti del patrimonio dell'umanità italiane e cinese, due volumi scritti in italiano e in cinese. E nell'ultimo viaggio di un po' di mesi fa, di quest'anno mi pare, se non erro, del nostro presidente Mattarella in Cina, sono stati i doni che ha portato proprio al governo cinese, perché attraverso questo patrimonio, attraverso l'arte, la cultura reciproca cinese e italiana, si possano essere elementi per la costruzione di un rapporto costruttivo e di pace. E, due giorni fa l'Italia è stata nominata nel comitato appunto dei patrimoni ONU, tutore dei patrimoni artistici e culturali. D'altra parte è un grande onore per l'Italia e lo meritiamo appieno, essendo un paese d'arte, totalmente un paese d'arte. Quindi costruzione della pace, tutti questi valori che l'UNESCO ha dalla sua fondazione, il sindaco ha ricordato magnificamente tutta la storia, oggi sono attualizzati e si ritrovano in quella che è l'Agenda 2030, lo sviluppo sostenibile, citato anche da chi mi ha preceduto. Questo termine sostenibile, a volte, come tutti i termini troppo usati, diventano quasi abusati, e questo è un rischio, perché si perde invece il significato profondo. E lo sviluppo sostenibile è quello che riguarda tutti noi oggi, del mondo di oggi. Dobbiamo riuscire a costruire un progresso e un miglioramento di benessere della qualità della vita, utilizzando e potenziando tutto quello che è il mondo attuale, quindi anche la tecnologia, il futuro, e riuscendo a mantenere fermi i valori del passato. Questo termine sostenibile, tra l'altro, è un termine inventato proprio in campo UNESCO con il progetto Uomo e Biosfera. È stato l'UNESCO che, con questo progetto, mi pare nel 70-71 nato, pose l'accento nel mondo sul problema del rapporto tra l'uomo, il progresso e la tutela della natura, diciamo in generale. Natura che è un diritto di tutti. Tutti abbiamo, oggi si parla molto di diritto al paesaggio per ciascuno di noi. Con paesaggio bisogna intendere non soltanto le colline verdi, gli alberi, ma ciò che è costruito, il mondo, quello che vediamo quando usciamo dal portone di casa. Tutti abbiamo diritto a un paesaggio decoroso, bello, che ci migliori il senso della vita. In tutto questo noi cerchiamo, diciamo, di dare un contributo. È finito qualche giorno fa, l'ultima settimana di novembre, proprio la settimana sullo sviluppo sostenibile che abbiamo celebrato in tutta Italia e in Europa. E come tutte le giornate UNESCO delle Nazioni Unite, sono giornate celebrative che naturalmente sono momenti che servono per richiamare l'attenzione su un tema. Tema sul quale poi si lavora ovviamente per tutto l'anno, nel lungo periodo, però sono significative. Questo sviluppo sostenibile è il problema del mondo di oggi. Si parla tanto con termini stranieri di stakeholders, cioè di chi sono i portatori di interesse. In tema di sviluppo sostenibile, gli stakeholders, i portatori di interesse, siamo tutti noi, ciascuno di noi è portatore di interesse. E io ho partecipato a Roma, nella sede dell'UNESCO, della Commissione Italiana. L'UNESCO ha la sede a Parigi come sede centrale, ogni Stato ha la Commissione. La Commissione Italiana UNESCO ha sede a Roma, e il lunedì della settimana, il 20 mi pare fosse, abbiamo aperto, diciamo, l'avvio a queste celebrazioni. Ed è stato posto un accento molto concreto, cioè non soltanto, io dico, parole, perché chi agisce in ambito di volontariato e di associazionismo, di cui io sono una grande fautrice, perché accanto al mio lavoro professionale tutta la vita ho dedicato e continuo a dedicare a questo, però bisogna fare attenzione a non
diciamo, non apparire persone molto teoriche e che fanno solo parole. Dobbiamo indicare una via concreta. Allora le parole d'ordine sono cercare di, come dire, conciliare, sollecitare tre attori in questo momento nella società, che sono uno, si possono usare vari termini, ma insomma educazione, quindi scuole, tutto ciò che riguarda l'educazione e la formazione, i governi a tutti i livelli. Bisogna confrontarsi con la politica nel senso alto del termine, nel senso concreto, cioè qui a Soveria noi diciamo costruiamo la pace, ma l'amministrazione comunale di Soveria deve essere convinta, come vedo lo è, di fare azioni per mettere in pratica in questo territorio i principi di cui noi parliamo. E poi gli operatori economici, le imprese, l'industria, i costruttori, tutti devono essere chiamati a raccolta in questo momento in maniera seria e concreta per mettersi insieme e costruire la pace. In tal senso l'Agenda 2030, questa immagine che credo vedrete un po' dappertutto, ormai riprodotta, sono i famosi 17 obiettivi, i goal da raggiungere entro il 2030. Sono obiettivi ampi, leggendoli, che vanno appunto dalla pace, la povertà, i vari problemi, lo sviluppo sostenibile, e che tra l'altro il governo, ogni Stato, quindi anche il governo italiano, sta attualizzando, sta recependo per la realtà italiana. Personalmente io faccio parte di un gruppo di lavoro dell'ASVIS. L'ASVIS è l'alleanza per lo sviluppo sostenibile che supporta il governo italiano per appunto l'adeguamento degli obiettivi alla realtà del nostro paese. In particolare faccio parte del gruppo di lavoro dell'obiettivo 11, città e comunità sostenibili, quelle in cui noi viviamo, e cerchiamo appunto di cogliere quella che è la nostra realtà, quali sono le istanze e le esigenze. In tale prospettiva, come Federazione Italiana Club UNESCO, abbiamo lanciato già da un po' di mesi un patto per lo sviluppo urbano sostenibile che proponiamo ai comuni d'Italia. È un patto ideale, morale, di impegno, perché le azioni delle amministrazioni siano ispirate a una serie di principi. Abbiamo focalizzato il patto, abbiamo detto urbano, per lo sviluppo urbano sostenibile, perché partiamo dalle città, perché riteniamo nelle città, negli aggregati urbani, dove maggiormente si verificano i disagi, i bisogni, e nello stesso tempo si può attuare la cittadinanza, il senso di relazione, la comunità, che è quello a cui noi, la comunità pacifica, che è quella a cui noi aspiriamo. E allora io consegno oggi uno schema di patto al sindaco, all'amministrazione comunale di Soveria Mannelli, chiedendo di leggerlo e di volerlo sottoscrivere, insomma fare questo patto ideale. Grazie. Questo patto è stato firmato già da moltissime città italiane, oltre 30 città, fra cui è di pochi giorni fa la firma della sindaca della città di Torino, la cito perché è una città di grosse dimensioni, nella settimana dello sviluppo sostenibile, Modena e altre, e quindi è, come dire, un impegno in rete, grandi o piccoli, perché ciascuno deve produrre il proprio tassello. L'UNESCO lavora specificatamente non su tutti i 17, anche obiettivi che si intersecano fra loro, ma su alcuni in particolare, partendo appunto da quelle che sono le deleghe che alla nascita ha ricevuto dall'ONU, quindi educazione, scienza, cultura. Inizialmente erano questi tre, poi è stata aggiunta la comunicazione, perché la comunicazione è fondamentale al tempo di oggi. E si parlava di pace e di integrazione. A proposito di comunicazione, stamattina io
io e mio marito abbiamo 3 figli e 6 nipotini un po' sparsi nel mondo, e quindi io la mattina sono felicissima di vivere in quest'epoca storica che mi consente di avere contatti rapidi e di comunicare con un click in America o in Africa. E questa mattina apro immediatamente e ho visto una bella foto, un'immagine che vi cerco di trasmettere anche a voi, che mi viene dal Cairo, dove abbiamo uno dei nostri figli con 2 nipotini, e ieri il piccolino di 1 anno ha festeggiato il suo compleanno. È una bella immagine di bimbi, di mamme e di papà di tutti i colori e di tutte le razze insieme, che festeggiano in giardino. Quindi giovani donne col capo coperto, bimbe di colore nero, bimbi di colore nero, di varie nazionalità, felici insieme in un luogo come il Cairo e l'Egitto, difficile, ma in cui si può costruire la pace. Io vi ringrazio molto per avermi invitata. Grazie. Prima di tutto un ringraziamento per il dono straordinario che ci ha fatto e soprattutto per la presenza oggi qua. Salutiamo con un applauso François Nicolas. Io sono emozionato, ma nello stesso tempo devo riflettere. Buonasera signore e buonasera amici di Soveria. Il mio buonasera è rivolto a voi tutti come amministratori, ma è rivolto anche a tutti i cittadini di Soveria, perché so che anche loro contribuiscono allo sforzo che voi fate. Questo è riconosciuto nel mondo intero. Vorrei riprendere un po' quello che diceva Florindo per quanto mi riguarda. Io sono partito, non avevo ancora 20 anni, ero, diciamo 20 anni, non li avevo ancora. E il destino della mia vita ha voluto che io debba molto alla Francia, che mi ha accolto per pochi anni, poi debbo molto all'Africa, dove ho lavorato duro per molti anni, ma che mi ha formato. Poi debbo molto, avendo acquisito l'esperienza africana, avendo acquisito l'esperienza umana, debbo molto all'America, agli Stati Uniti d'America, all'Inghilterra, alla Francia e alla Svizzera, che mi hanno formato nel mio lavoro, non di economista, perché un economista deve studiare molto per poter capire tutti gli ingranaggi che possono regolare le diverse fasi del mondo attraverso la distribuzione della ricchezza, l'amministrazione, eccetera. E in questo girovagare debbo anche molto di più di quanto forse debbo teoricamente ai paesi dove sono stato, agli emigrati. Tra questi emigrati anche a degli emigrati di Soveria. L'ho incontrato in America, per esempio, e quando l'ho incontrato, questa Soveria aveva una specie di aureola, no? Come se fosse come Sofia Loren, come Lollobrigida, delle quali si parlava anche in Africa, perché questi film andavano dappertutto. Preferenze da parte degli uomini con i quali discutevo non ce n'erano, preferenze espresse, perché tutte e due, ringraziamo il Dio, abbondano di quello che gli uomini guardano in prima fila quando vedono un nuovo film. E dovendo agli emigrati questo ringraziamento e questo doveroso tributo, io ho pensato, quando ho potuto, cioè
durante i miei viaggi, perché io ho lavorato sempre per l'estero, nelle banche in cui ho partecipato, e mi sono sempre occupato della parte estera, delle banche che mi hanno onorato di avermi. E naturalmente quando andavo in questi paesi lontani, Argentina, Canada, Stati Uniti, poi in America ho dovuto fare degli stage, passavo dei mesi di lavoro per apprendere, non so quali altri paesi potrei aggiungere, l'Australia, l'Indonesia, l'Uruguay, tanti paesi. E in ogni paese mi rendevo conto che c'era una cosa che qui non c'era, si era perduta, o comunque durante le mie poche scappate che facevo in Calabria o in Italia anche per il lavoro, non ritrovavo più. L'attaccamento da parte della mia generazione, degli uomini e delle donne della mia generazione, dell'attaccamento a delle cose che io avevo conosciuto bambino. Quindi c'è stato in questa mia odissea un ritorno all'infanzia felicissimo, bello, ritrovare i ricordi della mia fanciullezza. Quindi ritrovare Soveria quando l'ho visitata una volta che avevo, non so, 9 o 10 anni, che siamo venuti con una gita, eccetera. Quindi ecco perché sono commosso. Naturalmente, andando alle cose belle che festeggiamo oggi, devo dirvi che non ho niente da aggiungere, avrei poco, qualche sentimento personale, perché il sindaco, il presidente è stato molto preciso, il sindaco pure, Ornindo ha voluto anche accennare alla mia carriera, la mia padrina, perché è la signora Gualtieri che mi ha preso per braccio e mi ha fatto entrare in questa bella casa che è l'UNESCO. Abbiamo creato un club a San Giovanni Fiore. Deve San Giovanni Fiore, come paese, non può essere paragonato a Soveria, deve fare un lavoro, penso che chi conosce questo paese possa essere d'accordo con me, dovrà fare un lavoro immenso per raggiungere gli obiettivi, voi certamente molto di meno, perché li avete in gran parte già raggiunti, e quindi questo stato di cose non fa altro che incoraggiarmi a credere in quello che ho creduto. Siamo la Calabria, un popolo buono. Naturalmente, ad un certo punto, e questo la Presidente Gualtieri è stata molto chiara, dobbiamo anche essere fieri di poterlo proclamare, altrimenti non si raggiungono i traguardi, altrimenti non si raggiungono gli scopi. Quindi io, sapendo che praticamente quello che è stato detto ci ha un po' infiammato tutti, ci ha un po' permesso a tutti di sapere delle cose belle, sapere quello che vuole l'UNESCO, quello che vuole fare, quello che ha fatto, sapere anche dalle parole del Presidente di questa Assemblea tutto quello che Soveria Mannelli merita come cittadinanza, sapendo la storia, perché il Sindaco è stato molto esplicito, io non posso che augurarmi che Heritage Calabria possa continuare qui nel Reventino, in tutto il Reventino, ma partendo da Sofia, o sempre passando attraverso Sofia, negli altri comuni che sono vostri
fratelli privilegiati, vedere un po' fino dove si può arrivare affinché attraverso il bene e la comprensione che si ha della nostra parte, di quelli noi che sono non più in questa terra ma altrove, forse ritrovare insieme gli stessi obiettivi che l'UNESCO ci impone e andare per una strada unicamente quella del bene e allontanare una volta per tutte il male che a volte ci ha diviso, o ha diviso i popoli, o ha diviso anche villaggi piccoli, cittadine piccole, come Soveria Mannelli, che ha saputo nella sua esistenza cogliere gli attimi. E quindi per me, io ho sentito che dovevo fare questo, perché per me Soveria Mannelli è un paese simbolo. Quindi se noi possiamo andare avanti, noi come associazione Heritage, noi come UNESCO, come associazione, credere che questa teoria può essere applicata, perché è applicata? Modestamente. Dovrei dire piccolamente? No, non posso dire piccolamente, perché il piccolo è grande, perché il piccolo siamo noi, siete voi. Allora vuol dire che la cosa è possibile, la cosa è fattibile. Io, per quello che mi resta, mi sforzerò ancora a farlo. Sono e mi sento, sono nato a San Giovanni, mi sento molto di Soveria Mannelli. Grazie. Grazie a François Nicoletti, ma grazie a dire poco. Siamo tutti quanti ammirati, ma soprattutto arricchiti da quanto ci ha trasmesso. Sicuramente andremo via di qua con qualcosa in più oggi. Grazie ancora. Grazie a voi. Il sindaco fa un breve saluto e poi ci spostiamo brevemente. Grazie Presidente. Io ho il dovere di ringraziare a nome di tutti i presenti, soprattutto a nome di tutti i cittadini di Soveria Mannelli, François Nicoletti, per questo dono che spontaneamente ha voluto fare alla città. Lo ringrazio soprattutto perché io prima conoscevo François Nicoletti Xavier. Stamattina ci ha dato modo di condividere la sua storia personale e quindi ho conosciuto un François molto simile a quello che avevo letto negli occhi, nei suoi occhi la prima volta. Quindi ringrazio ancora la Presidente Gualtieri per questa opportunità che ci dà con la sottoscrizione. Sì, sigleremo senza dubbio davanti a tutti quanti voi questo patto per lo sviluppo urbano sostenibile, che ci dà un'opportunità, ci dà l'opportunità di condividere questo progetto con l'UNESCO e siamo sicuri di non sbagliare, perché è questa la nostra volontà. Grazie di nuovo. Ma non è meraviglioso. Grazie di tutto e che dia una grande gioia ai giovani, ma soprattutto un grande avvenire ai giovani.
siamo ad Argo Giovane, ma forse l'albero della pace non potrà che sindaco, non potrà che lavorare, se Dio vuole, in quel senso là, affinché abbiate giovani che vanno sempre, sempre giovani, sempre giovani, sempre in avanti, senza più temere del loro futuro, ma programmando un avvenire più sereno per tutti. Grazie François, grazie. Io ti ringrazio a nome della città per questo splendido regalo e abbiamo preso l'impegno di seguire il cammino che questo simbolo ci obbliga a fare. Ce l'hai a fianco, quindi hai filmato. Hai filmato, avete filmato. Ci impegneremo tutti a supportare. Soveria diventi il nostro bene. Grazie, okay, grazie a tutti, grazie a tutti.